Attenzione, momento storico, ho finito il libro, adesso sto per inviarlo all'editore. Manca solo il titolo che forse lo stravolgo all'ultimo. Ci siamo, manca poco. Attenzione, attenzione, un packaging time, è arrivato un paccone pieno di... Ma che cos'è? Che cosa sarà? Oh, finalmente, guardate quanti, li abbiamo fatti stampare un 400. Libri che riportano la trascrizione dell'evento che ho fatto con Giorgio Nardone a Milano a settembre dell'anno scorso, più una serie di anche esercizi finali. Grande, Cristiano Guerra ha fatto un'ottima grafica e la Lara mi ha aiutato invece a sbobinare il testo, a metterlo a posto. Bene, adesso cosa ne faremo? Ci pensiamo. È presto, è presto. Siamo alzati presto per andare a... Bologna. Per cambiare dai nostri amici parrucchieri oggi. Grafica parrucchiere. Andiamo da Nico Benz per parlare di abitudini. Abitudini. Oh, attenzione, quanto mi è mancato un center gross, tantissimo. E siamo qua, grande, attenzione, Nico, Nicola, sta. Cosa facciamo oggi, ragazzi? Oggi facciamo conoscere ai parrucchieri del club dei parrucchieri, Luca Mazzucchelli. Attenzione, arriva il parrucchieri, ci diamo un taglio. Hai visto, sto sale e pepe, come me lo giudicate? Ma facciamo giudicare i parrucchieri, sì, che forse ne sanno di noi, non lo siamo. Sapete che io in realtà sarei biondo, però mi tingo sale e pepe, se no non mi danno credibilità. E per il fisico duro, come la vedi? Esatto. Come sto? Fantastico. Oh, allora, abbiamo fatto anche questa. Tante persone sempre interessanti, interessanti e interessate. I parrucchieri che tu dici, ma che interesse possono avere sulla formazione, sulla crescita personale? Invece no, molto attenti. Ho trovato interesse poi sul tema delle abitudini all'interno del locale, cioè come tu lo strutturi, puoi promuovere determinati comportamenti o disincentivarne altri. Quindi cioè, è stato anche bello parlare della wow experience, no? Questo filone che sto un po' mettendo a punto su come aiutare chi ha un locale, un'attività, a far vivere delle esperienze straordinarie ai loro clienti. E c'è un bel terreno sul quale riflettere e approfondire sempre di più. Ecco il Mazzu Team mentre mangia, non c'è tregua per gli eroi del Mazzu Team, sempre davanti alla telecamera, sempre. Abbiamo un'abitudine che è quella di mangiare sushi a pranzo. Un'abitudine vincente. Scusa, aspetta Michele, no, ma sei scomodo? Praticamente sto andando addosso a Michi per filmare. Perché ci tenevo a dirvi, se no sono scuro, ci tenevo a dirvi che i biglietti per l'evento di Roma 9 giugno, giornata di formazione con me, Gennaro Magnoli e Jerry Grassi, sono oramai quasi esauriti. Quindi apprezzatevi sul sito lucamazzucchelli.com, nella parte eventi troverete le indicazioni per l'evento di Roma, ma anche quello di Cagliari e Catania, perché stiamo arrivando. Mamma mia ragazzi, questa settimana non ci si ferma più, non ci si ferma più, siamo ancora in stazione centrale, andiamo a Firenze oggi per svolgere il mio lavoro di direttore della rivista Psicologia Contemporanea, nonché curatore delle collane di psicologia del gruppo Giunti di Torre. Insomma, sarà una giornata molto ricca, molto impegnativa e vediamo in che condizione arriviamo alla fine. Oh, allora, siamo qua nella sala della riunione di oggi, abbiamo appena visto un po' tutte le nuove produzioni delle collane di libri e poi ci siamo soffermati qua sul timone del prossimo numero sullo stress di settembre in edicola, tante interessanti novità. Adesso è il momento della pausa pranzo e dopo andremo in villa, questa invece è la sede di via Paolo Sarpi, andremo in villa per fare una serie di altre riunioni, parlare di marketing e poi incontrare il dottor Giunti, con il quale rifaremo un po' il punto della situazione. Eccoci in villa, come di consueto un colpo d'occhio sulla redazione del gruppo Giunti Editore, sempre affascinante, eh? Adesso iniziamo a incontrare il dottor Giunti. Ecco, dopo una giornata intensa di duro lavoro, Milano mi accoglie sotto la pioggia con una bella coda come sempre per prendere il taxi e tornare a casa. Mamma mia.
Assieme agli amici di Fatture in Cloud ho preparato alcuni video contenenti dei consigli e suggerimenti per chi lavora nel mondo del business, imprenditori liberi professionisti. Vi lascio come sempre nella descrizione di questo video il link per andare a vederle. Oh, guardate quanto è contento Patti. La gioia. Terza volta questa settimana che si fa la levataccia. Dov'è che andiamo oggi? Oggi si va a Ravenna. Ravenna. Questo è bellissimo. Grande, un saluto a tutti gli amici di Ravenna, che non vedremo come città ovviamente. Perché noi non vediamo mai nessun posto. Nessun posto. E tanto per cambiare, oggi andiamo a parlare di abitudini. Vero, sei contento che ascolti per la quarta volta negli ultimi 10 giorni le mie idee a riguardo? Esatto, quasi come svegliarsi alle 5:30. Ecco. Patti, guarda Ravenna. Questa è l'ultima, è l'unica cosa. È l'unica cosa che vedremo, tra l'altro. L'unica cosa che vedremo di Ravenna. Guarda che begli alberi, Guarda che bella statua, guarda che bell'autobus. Bene, vabbè, andiamo nelle zone industriali adesso. Allora Patrick, sì. Come è andato lo speech di oggi? Bene, super carico oggi. Carico a mina, Sì, sì. Adesso siamo qua finalmente a realizzare il sogno di Patti. Mangiamo la piadina in Emilia. Piadina. Ragazzi, sabato, giornata super speciale, sto andando al concerto di Vasco a Torino. Perché vado al concerto di Vasco? Perché il mio commercialista Alessandro Auletta, andatelo ad aggiungere su LinkedIn, mi ha regalato il concerto per Vasco. Di più, ha organizzato un van con autista che ci viene a prendere a Milano, ci porta fin là, ci aspetta dopo il concerto di Vasco e poi ci riporta a Milano. Cosa vuoi di più da un commercialista? Fantastico. Eccolo in questo furgone dell'A-Team che oggi siamo qua, guardate, il commercialista che tutti vorrebbero avere. Pronto, Marco, dove grande. Sei? Grande. Siamo arrivati adesso all'Olimpico e qua ovviamente il nostro commercialista ha pensato a tutto, abbiamo anche il frigo bar, poi abbiamo anche qualcosa da mangiare. Tra l'altro vediamo cos'è che ci ha messo in frigo bar a questo giro. Aspetta, fermo Ale. Allora, Coca-Cola e acqua, abbiamo giusto? Abbiamo dell'acqua, esatto. Tanta acqua. Qua abbiamo 2 bottiglie di Coca-Cola perché senza Coca-Cola noi il concerto non riusciamo a farlo. Esatto. Whisky a prossima.
forse non ci potremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno col suo ragione, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro Instagram.